Un saluto a tutti i ragazzi da Messi 91, siamo su One Piece Odyssey e siamo ancora all'interno dell'isteria che abbiamo trovato ad Alabasta, nel quale Zoro, dopo aver mangiato un fungo, si è sentito male e ora dobbiamo trovare il modo di salvarlo. Vediamo un po'. Ehi, hai intenzione di andare alla Laguna Occidentale? Se prosegui dritto su questa strada, vedrai il porto. Gira a destra una volta arrivato e vedrai la Laguna Occidentale. Ottimo tempismo. A quanto pare, quei tipi arroganti davanti al cancello se ne sono... Ah, ok, le guardie, non parlava del tizio. No, per un istante ho pensato, vuoi vedere che se parlavo prima con questo o dell'altro mi diceva che quello è un furfante di non fidarmi. Vuoi vedere, invece? Scusi, signora guardia. Dove sarà finito Ciglione? Ma povero Ciglione si è perso di nuovo. Quando comincerà a rendersi conto che è parte della squadra speciale delle super anatre dal becco chiazzato? Scusi, ma non le è venuto forse il dubbio che un cammello in mezzo alle anatre non ci sta poi così bene? Se lei creava la squadra d'azione antisommossa di Cigliuti, magari lui si sentiva meglio lì. Ho capito, le anatre, poverino. Si dice in giro che di recente della gente ricca e famosa sia sparita senza lasciare tracce, tesoro. Santo cielo, caro, è terribile. Va tutto bene, tesoro. Alabasta è in pace ormai. Sarà solo una diceria. Poi, signora, non si preoccupi. C'è Johnny Depp che la protegge. Guardi che bel figliuolo che ha davanti. Ci pensa lui, non si preoccupi. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ecco la laguna. L'abbiamo trovata. Corri, corri, corri. Ciao, Ciglione! Ti cercavano, Ciglione, sai? Per far parte della squadra delle paperelle d'assalto o qualcosa del genere. Povero Ciglio. Oh, hai sete? Come faccio a capirlo? A meno che non sia tradotto per noi giocatori, ma Rufy... Se Rufy gli risponde, no, non va bene. Se invece non gli risponde perché lo capiamo solo noi, va bene. Ok, gli sta parlando a caso, Rufy. Ma come siamo scontrosi, Ciglione. Ok, perfetto, questo va benissimo, allora. Ok. Bello, bello questo momento. Cioè, si sono scrutati nell'anima uno con l'altro e si sono in qualche modo compresi. Va bene. Nessun altro membro della ciurma poteva fare qualcosa del genere, solo Rufy. Bello anche il doppiaggio di Ciglione. Hanno palesemente preso uno, gli hanno infilato un cheeseburger in bocca e gli hanno detto: bene, ora leggi questo foglio. Ciao Ciglio. Yoshi, kore de Zoro ga tasukaru hazu da. Isoide Usopp to Zoro no tokoro ni modoranai to. Hai preso il muschio? Già, è tutto molto strano. Però ha senso, Rufy non ha risposto alla fine. Lui parlava a caso e basta. L'abbiamo preso sto cacchio di... Non me l'ha detto se l'ho preso o meno. Sì, ok, qui non ho niente da fare. Non mangiarlo. Ma non mangiarlo? Ma serve a Zoro? Cretino! Perché... Zoro, Usopp, tutto bene? Tutto a posto laggiù? Oh no! Che succede, signore? Mi scusi? Ehi, quei tizi stanno creando un gran trambusto, proprio come pensavo. Sembra che siano scappati tutti, sarà meglio che vada anch'io prima di finire coinvolto. Corri, Rufy, corri! Arrivo, Usopp! Arrivo! Eccomi! Bravo, Usopp, che hai tenuto duro!
海賊狩りのゾロとその仲間の首もらったぜ。海賊狩りが倒れてる。今がチャンスだ。ルフィ、早く戻ってきてくれ。Ehi, grande guerriero. Quindi non è colpa tua. Tu continui ad essere molto sospetto, sappilo. Nonostante fai questa faccia, tu sei sospetto. Non lo capisco quello lì. Luffy! Useyo! A prendere il muschio? Pari. Demo koke wa totte kita zo. Soka, deka shita. Nakama ga hitori fueta tokoro de nan datte nda? Yare! Ua! Kuzo, Luffy! Oh! Non tremare, Usoppa! Aiutami! Bravo, Usoppa! Dobbiamo salvare Zoro! Usoppa! Ah, già, io gli attacchi nuovi! Ah, figo! Golden Pawn, madò, chiedono un sacco di punti! Golden Pawn e Stella Fuoco d'Uccello. Sono tutti... Ah, Stella Fuoco ed Area, ok? Va bene, proviamo... Proviamo Girasole, che è nuovo, dai! Lo so, non è debole, ma chi se ne frega. Però è velocità. E infatti gli abbiamo fatto una fracasella di danno, guarda lì. Forse ce l'abbiamo fatta. Forse mi avete svelato l'arcano. Grazie ragazzi, forse ci siamo. Questo invece è velocità. E noi siamo potenza, quindi teoricamente siamo in vantaggio di nuovo. Dovremmo fargli di nuovo un sacco di danno. L'oggetto pistolo. Ok, sembra reggere il ragionamento. Non mi è ancora chiaro perché quando selezioniamo l'attacco abbiamo un numero e poi il danno che facciamo è comunque sempre più basso di solito. Però questo potrebbe essere mitigato dalle difese che hanno i nostri nemici, effettivamente. Ok, ora la prova del 9, quello che abbiamo contro è un tipo potenza. Se io faccio lo stesso attacco dovrei fare un po' meno danno rispetto a prima. Cioè c'era scritto 25, quindi infatti invece che 2006 abbiamo fatto 1009, che è un po' meno ma non esageratamente meno, ok? Allora avevate ragione voi. Forse per voi era normale considerare questa cosa, ma io non giocando mai giochi a turni, le meccaniche di base non le conosco, quindi di conseguenza non ho assolutamente pensato a questa cosa. Ma sembra funzionare così. Buono. Zoro, questo nome è Luffy che ha preso la medicina. Non è un problema. Tieni Zorito. Oh, me ga sameta ka? Kibun wa dou da, Zoro? Yoku neta. Ya nonki sugiru wa. Omae doku de taorete shini sou dattan da zo. Era solo soporifero, quindi. Oboete nei no ka yo? Omae ga taoreta ato daihen dattan da kara na. Azop, se era privo di sensi, come fa a ricordare che non ti ha visto, allora? Luffy va koke o sagashi ni hashitte, ore wa shoukin kasagi tachi ni osowareru shi yo. Non te la sei vista con nessuno, stai zitto. Sou ka, sore wa warukatta. Zoro, mou daijoubu da na. Meiwak kaketa na, senchou. Yokatta. Quindi tu sei innocente? Questo puzza. Omae, ore tachi ni doku kinoko o watashite kita shounin ja nei ka. Yokatta tte dou iu imi da yo? Ma come fa il grosso adesso che non c'è più pericolo? Sore wa... Nanda? Ah, questo era il ricordo che dovevamo risolvere? Cioè dovevamo far avvelenare Zoro e salvargli la vita e fine? Oretachi Memoria ni modotte kita no ka? Sono tori yo. O kaeri nasai. Yake ni chūto hanpa na taimingu de modotte kichimatta na. Quindi non sapremo mai se il venditore era un maledetto o meno. Sembrava molto sorpreso alla fine, cioè sembrava dispiaciuto e sorpreso di quello che era accaduto. Però un po' tutto puzza, perché era prima un cacciatore di taglie, ha incontrato Zoro che comunque ha una buona taglia sulla testa, gli ha dato questo fungo, ha aperto un negozio senza fare prima scorte, poi se n'è andato via proprio mentre lui mangiava sto fungo, insomma, ci sono un po' troppe coincidenze, eh? Un pochino puzza il signorotto.
Visita, visita. Sgoi na. Chanto gedoku dekite ru zo. Buono così. Demo doku o motta shounin ga sonna koto o yu nante. Okashina hanashi ne. Okashina hanashi da. Settai nanka aru yo na. Sì, un po' puzza. Ah. Anta, wakatte nai de sho. Aitsu no jijou ni kyoumi wa nei ga, chokusetsu honnin ni kikeba wakaru daro. Ma in realtà dovrebbe essere da qualche parte questo tizio. E il modello, è vero che qua non possiamo badarci sui modelli perché ce ne sono 8 miliardi tutti uguali, però il modello è lo stesso del cuoco della taverna. Chikara mo mada torimodosete ne. Sassato, mo hitotsu no kyoku no hotsure o sagashi ni iku zo. Ok, però non ci hanno fatto vedere Otogin, mercante. Non ci hanno fatto vedere, dicevo, l'attacco, cioè non ce l'hanno fatto usare. Cioè, in teoria non ci ha nemmeno detto che abbiamo sbloccato un attacco nuovo, quindi non so nemmeno se l'ho sbloccato a sto punto. Magari non l'ho sbloccato. Otogin. Se la memoria non mi inganna, e attenzione potrebbe, ma se la memoria non mi inganna, vedete che è lo stesso modello? Però chi lo sa se è la stessa persona. Ah, questo ha degli occhialini imbarazzanti però. Salve, lei si chiama Otogin? No, questa è Cream. Ok. Aspetta, non è finita. Ecco perché non ho mandato l'attacco. C'è un'altra cosa da fare per di qua? Sì. C'è un altro pezzo. Vai. Torna, torna. Come ti senti fisicamente? Voglio tenerti ancora sotto controllo, ma nel tuo organismo non c'è più traccia di veleno. Dovresti essere fuori pericolo, ma non compiere sforzi troppo eccessivi. Chopper, ormai dovresti conoscerlo, Zoro. Tu c'eri alla fine di Thriller Bark. È una frase inutile questa da dire a Zoro. Non preoccuparti, sono in perfetta forma. D'accordo, fa attenzione però. Oh, inizio a preoccuparsi, Lim, per loro. Che carina che è. Inizia a starmi simpatica, Lim. Si sta piano piano facendo strada con i suoi facciottini tutti sempre strani. Al contrario di Adio, che invece continua a non piacermi come personaggio. Neanche un po'. Oh, Zuita! Oi, aitsu ano shounin janai ka? Quindi non è finito, è un ricordo diviso in più parti e in più luoghi. Interessante. Nanka yosu ga okashiku nei ka? Però sta confabulando con i criminelli. Hitomazu koe o kakete miru ka? Proprio tu devi andare a parlargli, sì, decisamente la scelta migliore. Vai, Asop. Vai, vai. Abilità legame Rufy Zoro, ok, quindi lo otteniamo adesso e un oggetto elettrico. Non li sto usando questi cosi elementali, sinceramente. Non so se faccio bene o male, ma non li sto usando. Ok, qua non c'è niente da raccattare, bisogna sempre controllare tutto. Magari l'hanno costretto, quindi non era proprio colpa sua. Che brutta faccia che ha questo qui in mezzo, ma proprio brutta, brutta, brutta. Anikin-san no ototo da kara tsukatte yatteru no ni. Chōshi nori yagatte kono yarō. Con questo mezzo grugno, guardalo. Omae tachi mo mou konna koto wa yameru nda. Teme, dono kuchi ga iiyagaru. Uomo furente, ok. Dou yara itai me ni aitei yō da na. Kakugo shiro ya. Ue. La mamma non è arrivata, però è arrivato Rufy. Va bene uguale? Na, temera wa mugiwara no ichibi. Kono-san, nakama datta n ja nei no ka? Urusei! Temei ni wa kankei nei daro. Questo ditino accusatorio, allora? Te lo faccio mangiare, sai? Non mi piace la gente che mi indica. Temera kara yacchimau zo! Con questo fare altezzoso. Oi, oi. Omae ra ichido ore tachi ni maketeru daro. Sonna no kankei ne! Kakugo shiyagara! Omae ra ga sono ki nara ukete tatsu zo. Meno male che ti hanno detto di prenderla sul leggero, perché sennò non so cosa accadeva. Morattase! Allora io direi che prendiamo sì, no, lui va bene e facciamo subito. Posso? No, non posso, quello vecchio. Peccato. Allora prendiamo Zoro e proviamo qualche attacco nuovo fico. Tipo. Tecnica due spade con sfoderamento improvviso, infligge sanguinamento. Onigiri eseguito con tale veemenza da far vibrare la lama stessa, infligge sanguinamento. Esegue un fendente aereo con le tre spade.
Allora, voglio vedere Rashomon, perché sinceramente non mi ricordo questo nome. Cioè, gli altri due mi ricordo più o meno cosa sono, dovrei più o meno sapere che animazioni hanno. Questo non me lo ricordo, quindi proviamolo. Ah, certo, certo, fico. Rashomon! Non mi ricordavo si chiamasse così. Chiedo perdono, ma la mia memoria e i nomi non vanno molto d'accordo. Yaruga! Ammetto. Vabbè, io getto frustolo. Mamma mia, che spazzatina, guarda lì. E tu, invece, sai cosa potresti fare? Potresti fare che non hai mai i punti per fare niente, Asop, che palle. Allora, facciamo così, tira un attacchino base. E poi gli altri mi moriranno sicuro. Però in teoria dovrebbe ricominciare il giro, dovrei poter attaccare di nuovo con Asop. Sì, andiamo a prendere Asop. Posso fare qualcosa di nuovo? Che bello. Allora, Golden Pound, Stello Cielo di Fuoco sappiamo qual è. Proviamo il Golden Pound, che di nuovo non conosco il nome. Io mi dimentico i nomi, ragazzi, mi chiedo perdono. Me li dimentico proprio. Ah, è quello di Perona. Ok. Golden Ok. Sapete che non mi informo mai sui titoli che porto, che mi piace giocare per avere un po' di scoperta? Quindi non so che saghe ci sono, ma Thriller Bark la vedrei molto volentieri. Gekko Moira e Perona li rivedrei volentieri, perché è da tanto che non giochiamo le loro saghe. I personaggi nei giochi ci sono, ma le loro saghe è da Pirate Warrior 2/3 che non le vediamo. Ma, koyu yatsu da. あんまり考えすぎない方がいいぞ。この前は悪かった。許してくれ。んなことはもうどうでもいいんだよ。いや、よくはないだろ。それより、お前が言ってたよかったってのはどういう意味だ?毒キノコを渡してきたのはお前なのにゾロが助かってほっとしてただろう。 まあ、さっきのやりとり見てたら、なんとなく察しはつくが。本当は、あんなことはしたくなかったんだ。なんか理由があんのか?最初は、その日の食い物にも困る生活から抜け出そうと、兄貴が始めたことだったんだ。兄貴は昔から体が丈夫で、喧嘩にも強くて、ある程度の海賊になら、 勝つこともできた。そいつらを捕まえて海軍に引き渡す。俺は兄貴の手伝いをして生活費が稼げれば、それでよかったんだ。じゃあ、最初は兄ちゃんと二人で賞金稼ぎをやってたってことか。うん。ああ。そうしてるうちに、いつの間にかその辺の荒くれ者たちが集まってきた。 兄貴はそいつらを束ねるようになって欲深になっていった。そして今回みたいな卑怯な手口を使ったり、海賊以外の金持ちも襲うようになったんだ。È tuo fratello, un farabutto. Magari l'abbiamo anche sconfitto, l'abbiamo beccato come taglia, chi lo sa. Non ci ha dato un nome, vero? Non mi è sfuggito, non ce l'ha dato. それはもう賞金稼ぎじゃなくてただの賊だな。 俺はもう、こんな生活は嫌だ。兄貴にも、早く足を洗ってほしい。兄貴にはちゃんと言ったのか?もちろん言ったさ。でも、聞く耳を持ってくれなかった。だからって、俺に兄貴を見放すことはできない。今、恥を承知で頼む!兄貴を止めるのを! Guardi signore, se non ha problemi che lo pestiamo a sangue, perché quella è la soluzione a tutto per loro, va bene. そう言われてもな。こいつの願いを叶えねえと、俺たちの力も戻らねえ。やるしかねえだろ。Ma lui sta da Dio. Yoshi, おっさんの兄ちゃんを止めりゃいいんだな。 Arigato! Prego, prego, signore! Soya, osan no niichan wa doko ni irun da?
兄貴は仲間を引き連れてこの町に戻ってきてる。だって知ったくにそれすげえ。今は確か南の裏通りあたりにいるはずだ。にゃもにゃも。よし、さっさと行くぞ。Vi prego, prendetelo al volo perché va dalla parte sbagliata, sicuro. Zoro, o mai va mai onda, mai arcun già ne. Minato e Ikumichi no tociuni funsi in attadaro. Sorega va cattiria, mai va ne io. Voglio dire al punto di riferimento, cioè dai. Oh, o me ni sonna chie ga attatoa. So iba, Shabondi Shoto demo nita yona chie o shibotte ta na. すまねえゾロ、疑っちまった。よし、行くぞお前ら。 Secondo me si perde ugualmente. Il video di oggi termina qui e stiamo per ottenere il nostro secondo attacco concatenato tra Zoro, Rufy e Usopp. Dobbiamo solamente aiutare questo gentile signore a far capire a suo fratello che quello che sta facendo è estremamente sbagliato, usando ovviamente le buone maniere in classico stile One Piece. Per oggi comunque è tutto, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti!